Ciao a tutti amici di extremehardware.com e ben ritrovati a The Novità Unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito di redazione un nuovo prodotto di un nuovo brand. Parliamo della tastiera da gaming a membrana Genesis ROD 400 RGB. Genesis è un brand polacco che si sta affermando da poco in Italia e quindi vedremo prossimamente anche da parte nostra diversi prodotti da recensire. Partiamo dalla confezione, una classica confezione in cartone di medie dimensioni con un design abbastanza aggressivo. Nella parte frontale troviamo l'immagine illustrativa del prodotto con la denominazione RGB a 6 zone. Essendo una tastiera a membrana, non avremo la denominazione per singolo tasto. Nel retro invece troviamo le caratteristiche riportate in diverse lingue, un'immagine illustrativa con quelle che sono le caratteristiche principali. All'interno della confezione troveremo, come sempre, semplicemente un manuale di istruzioni portato nelle stesse lingue che avevamo, visto nella parte posteriore della tastiera e, due adesivi, uno riportante anche il nome del brand e uno semplicemente il logo del brand stesso. E per finire troviamo la tastiera, la Genesis ROD 400 RGB. Come possiamo osservare, è una classica tastiera da gaming a membrana, una colorazione prettamente di colore nero con due inserti laterali di colore grigio. Lo chassis è interamente in plastica, giustamente è una tastiera a membrana low budget, e quindi per chi magari si affaccia da poco al mondo del gaming su computer. Il layout di digitazione è italiano. Avvicinandoci possiamo osservare i tasti multimediali nella parte superiore della tastiera che vanno da F1 ad F8, poi abbiamo F9, F10, F11 ed F12 per i classici tasti funzionali per aprire il client di posta, la home del browser, bloccare eventualmente ogni tasto sulla tastiera, la calcolatrice e così via. Nella parte superiore il tastierino numerico troviamo i LED di stato per i vari blocchi, qui Caps Lock, Num Lock, lo Scroll Lock. Nella parte superiore delle freccette direzionali troviamo il logo della Genesis, come possiamo osservare. Troviamo qui a fianco il tasto FN che ci permetterà di attivare i tasti funzioni in duplice funzionalità, il tasto per variare gli effetti di luce. Inoltre abbiamo la possibilità, tramite la combinazione di tasti FN e più V, di modificare l'ordine diciamo, e il bindaggio dei tasti delle freccette direzionali a quelle che sono quelle WASD. Possiamo osservare anche diciamo, l'inserto in plastica della ROD 400. Genesis afferma che è una tastiera water resistant, quindi resistente all'acqua, waterproof. Per meglio dire, ovviamente relativo a qualche schizzo d'acqua o di liquido, nulla di così importante. Passando nel retro della tastiera, osserviamo una colorazione di colore rosso che va in contrasto con quello che è il colore nero nella parte frontale. Nella parte superiore troviamo due classici piedini in plastica che potremo rialzare per agevolare la scrittura, due piedini in gomma nella parte superiore e altri due nella parte inferiore. Quelli nella parte inferiore sono leggermente più grandi per consentire un miglior posizionamento e stabilità della tastiera sulla superficie dove andremo a appoggiare la tastiera. Vi mostriamo anche, per così dire, i tasti a membrana della ROD 400 Genesis e vi diciamo già da adesso che la tastiera in questione è capace di garantirci una pressione fino a 19 tasti, quindi un anti-ghosting fino a 19 tasti e dovrebbe essere un più che buon valore per poter giocare a giochi FPS, MOBA e quelli insomma che vanno più in voga di recente. Con questo è tutto, rimandiamo dunque alla recensione scritta. Ah, scusate, mi ero dimenticato di vabbè, dare un occhio al cavo USB, che ovviamente è rivestito in gomma, il connettore USB è placcato oro. Con questo è davvero tutto, mandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardware.com. Un saluto allo staff.